Il percorso del Re Davide ci insegna che l'umiltà è la strada della santità. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'omelia della messa del mattino a Casa Santa Marta, commentando il brano del libro di Samuele inserito nella liturgia del giorno. Il figlio di Davide, Assalonne, vuole il potere, è corrotto come è stato corrotto il padre e gli fa guerra. Davide, con l'aiuto del profeta Nathan, riconosce la sua colpa e inizia un percorso penitenziale. Sale il colle degli ulivi piangendo col capo coperto e qualcuno lo insulta e gli ricorda i crimini compiuti. Davide, ha commentato il Papa, accetta le umiliazioni con spirito di fiducia nel Signore. E il profeta Nathan gli ricorda che Dio perdona il peccato, ma le ferite di una corruzione difficilmente guariscono. Il percorso di Davide pentito lo porta dalla corruzione all'affidamento nelle mani del Signore. L'unica strada per l'umiltà è l'umiliazione. E il fine di Davide, che è la santità, viene tramite l'umiliazione. È il fine della santità che Dio regala ai suoi figli, regala alla Chiesa, viene tramite la umiliazione del suo figlio, che si lascia insultare, che si lascia portare sulla croce ingiustamente. E questo figlio di Dio che si umilia è la strada della santità. E Davide, con il suo atteggiamento, profetizza questa umiliazione di Gesù. Chiediamo al Signore la grazia per ognuno di noi, per tutta la Chiesa, la grazia dell'umiltà, ma anche la grazia di capire che non è possibile essere umile senza umiliazione.